Da via Roma e originariamente avete riacquistato una parte del centro storico. Sì, oggi credo che sia un segnale importante per la città e al di là del fatto che sono iniziati molti lavori e quindi va dato positivamente che l'asse centrale è partito, ma è ripartita anche, si parla molto di cultura, la cultura passa anche attraverso questi segnali, cioè riportare la cultura in centro. Il Teatro Stabile lo ha fatto unendo insieme anche a una spazio della BNL, quindi anche in sinergia con il mondo cosiddetto privato, e far vedere appunto che gli spazi siano dedicati alla cultura nel centro storico in un momento particolarmente difficile per la ricostruzione. Lo stiamo facendo insieme anche a un importante appuntamento che oggi cogliamo anche l'occasione per far partire un tavolo istituzionale che con il direttore Alessandro Preziosi, oggi a più punto, abbiamo non solo la sua presenza importante ma anche la presenza importante di un segnale che vogliamo dare per far vedere che teniamo molto a questa ricorrenza del 50° anno. E oggi proprio all'interno dell'inaugurazione di questo nuovo spazio facciamo partire il primo tavolo, diciamo, istituzionale, che sarà un tavolo tecnico per l'organizzazione, che è già in itinere, del 50° anno dell'attività del TSA. Questo tavolo comprende anche il cartellone, visto che stanno uscendo gli altri dei vostri concorrenti, tipo Riccitelli a Terra? Beh no, noi non anticipiamo nulla ancora, credo che sia importante tornare sul cartellone, che sarà un altro importante appuntamento, che quest'anno sarà caratterizzato, come dicevamo, anche da questa importantissima ricorrenza che è il cinquantennario. Quanto avete a disposizione? Ma stiamo tirando le somme, è chiaro che si sta tirando la cinghia, ma credo che la Regione già ha dato dei segnali importanti. Noi stiamo ottimizzando le risorse e devo dire che grazie anche a un'attività che con la direzione di Alessandro Preziosi si sta portando avanti, credo che riusciremo a dare una presenza importante di quello che vuole essere appunto anche l'avvicinamento del mondo privato. Quanto pagate al privato? Questo è di BNL il palazzo? Sì, è il palazzo della BNL, abbiamo fatto un accordo proprio in sinergia dove c'è un affitto che insomma è non ce lo dice l'affitto. Di euro, non vado perché non mi va di alterare il mercato che oggi però credo che è importante anche il segnale che la BNL ha riconosciuto per il fine per il quale oggi viene tra l'altro occupata un'importante ala di questo palazzo, perché darlo a un teatro, agli uffici del teatro, dove abbiamo in animo di svolgere nel prossimo futuro diverse anche attività, che non è solo l'ufficio in sé per sé, quindi sarà occasione per fare anche degli incontri, laboratori, quindi noi ci impegniamo affinché la cultura riparta e vada avanti in fatti concreti. Vedo una famiglia allargata, quella dalle Grandi Intese, De Matteis, Massena, c'è possibilità di questo allargamento con l'uovo di cui tutti parlano? Ma guardi, non è il De Matteis o il Massena, credo che oggi la politica debba fare delle scelte importanti, bisogna ottimizzare le risorse e avere un progetto nuovo, su questo credo che ci torneremo, è una delle mie, diciamo, aspettative per il futuro. È inutile andare avanti se oggi non ottimizziamo le risorse e mettiamo al centro i progetti. Quanto avete scuscito dalla Regione che non ce l'ha detto? Ma scucito credo che sia una parola abbastanza un po' opportuna, però credo che ci sono stati un contributo straordinario. Quanto? Beh, il contributo straordinario per l'attività credo che è stato di circa 200.000 euro, 180.000 euro, però che riguarda appunto tutta l'attività, i progetti che stiamo facendo, e credo che per il cinquantennario vorremmo in parte cercare di poter investire, perché questo è anche l'obiettivo. I soldi vanno spesi bene e vanno ottimizzati. Noi abbiamo una struttura che è stata costruita con degli obiettivi a quale è venuta meno molte risorse. Però dovete presentare anche un cartellone appetibile agli spettatori, a chi verrà. Mi sembra che i cartelloni fino ad oggi, considerando i spazi che non abbiamo e considerando in effetti quello che costa oggi in giro fare spettacoli, credo che siano stati, basta guardare tra l'altro al di là del cartellone, l'esito del Sogno di una notte di mezz'estate, che parla da solo, abbiamo fatto uno spettacolo durante la perdonanza su temi sensibili, importanti, che poco, devo dire, forse è stato dato attenzione. A me piacerebbe di più, siamo presenti comunque a Gran Sasso con la coproduzione dell'Operazione Quercia, cioè siamo un po' a tutto tondo, e questo credo che sia un altro segnale importante, che il teatro è anche soprattutto formazione, è anche avvicinare il pubblico con il cartelloni, ma è anche sensibilizzare su temi importanti in cui oggi la cultura deve fare il suo compito.
Allora fate le cose alla grande, in centro storico, siete tornati questa grande bella struttura, insomma, quindi si suppone un cartellone fantastico. Sì, ma soprattutto non avete visto le piscine e le palestre che ci sono, c'è un'attività ricreativa per tutti i dipendenti che non è presente in nessuna parte d'Europa. Quindi mi dispiace che adesso siamo striminziti in un angolo, ma comunque l'offerta. Sì, una sede che presuppone un grande cartellone fatto all'insegna della leggerezza, rientrare nel cuore della città con lentamente e gradualmente ci permette di avere nei confronti della città un rapporto più diretto, meno sofferto. Il sogno di una notte di mezz'estate che abbiamo fatto per i cantieri è stato anche un modo, sia per il tema scelto, per il modo in cui è stato fatto, di avvicinarci, facendo la Piazza del Castello, alla città. E l'obiettivo è ancora tutto da, diciamo, da concretizzare, non si smette. State vendendo questa autoproduzione, sta andando bene o è rimasta solo nei confini regionali? No, adesso quella del sogno, l'augurio è quello di poterlo distribuire. Oggi il mercato del teatro chiede questo tipo di prodotto, quindi noi lo abbiamo prevenuto attraverso uno spettacolo fatto di ragazzi, che può essere fatto sia all'interno di siti archeologici, parchi, come è stato fatto qui all'Aquila, sia all'interno dei grandi festival di Verona, Versiliana, Taormina, teatri con i quali siamo in contatto. Sappiamo che lei segue da vicino lo stato dei lavori, quelli del teatro comunale, sì. No? Insomma, si interessa, va a vedere. A che punto siamo? Manca solo il sipario. No, scherzo. No, nella dinamica, nelle dinamiche complesse dei cantieri, il teatro da sempre è stato il luogo dove, diciamo, il cantiere dove i lavori sono andati più velocemente rispetto ad altri, sia per la volontà delle istituzioni, sia per i finanziamenti arrivati dai privati, sia per la rapidità con la quale si sono accordati gli appaltatori esterni con chi ha messo nelle condizioni gli ingegneri e gli architetti di lavorare. I tempi sono chiaramente quelli fisiologici nella costruzione di un teatro di quella portata, soprattutto nelle condizioni in cui era. Io credo che nell'arco di 2 anni o di 1 anno e mezzo il teatro dovrebbe essere restituito alla città. È importante restituirlo senza mai doverci più rimettere mano. Questo è un obiettivo fondamentale, sia per la sicurezza del teatro, sia per l'asticella che abbiamo alzato architettonicamente nel fare un teatro che vedrete vi lascerà a bocca aperta. Hai intenzione di rimanere ancora all'Aquila? Con più calma, mi sembra sempre la cosa. Senti, ma tu credi? Hai intenzione di rimanere ancora all'Aquila? Insomma, al di là della. Se dipendesse da me, mi metterei a fare il casellante qui all'Aquila, per vedere chi entra e chi esce, ma non dipende da me.